quando un laboratorio sul metodo autobiografico arriva a conclusione, propongo ai partecipanti di realizzare un ultimo lavoro, un lavoro pittorico, un disegno che sintetizzi il viaggio che ognuno ha fatto. E idealmente nella narrazione di sé, nel racconto autobiografico, una copertina di quello che possiamo considerare il romanzo della nostra vita, creato in diversi momenti con degli spunti differenti. E dunque il momento catartico, il momento conclusivo in cui ognuno può dire in che modo può essere riassunta l'intera esperienza che ciascuno ha vissuto. Ecco che ogni partecipante realizza quella che è l'ideale copertina di questo romanzo, in cui confluiscono fiabe, racconti, disegni, musiche, movimento, lavoro sul corpo, eccetera. E dunque quello che vedete è il commento che ognuno dei partecipanti al termine di questo laboratorio ha lasciato come testimonianza di questa narrazione di sé. Allora, secondo Stez, per cui la versione nuova di me, di cui avete l'embrione qui davanti, il libro si chiama 1001 ricette per mettere dietro la tua pianta grassa, perché ho scoperto che è proprio con la creatività che si trovano fuori le soluzioni. Sì. E un'incisione, anche un inciso per l'autore, che è il mio medesimo editore, che è quello che mi ha pubblicato. E niente, di questa esperienza mi porta a casa tante storie da raccontarmi. Praticamente è rappresentato come ogni percorso, c'è un inizio, un incrocio, tante strade piccole, grandi, in salita, in discesa, tortuose, ma comunque tutto colorato perché ci si circonda anche di persone, come ho trovato questi due giorni, vengo da molto lontano e ho trovato tutti loro come una grande famiglia, e per la quale ringrazio anche tutti, sperando di vedervi al più presto. È la copertina del mio romanzo e l'ho intitolata Colori, anche sì. Se comunque diciamo la copertina sarebbe nera. Sì. E, io ho raffigurato le diciamo delle cose importanti o comunque presenti nella mia vita. E rispetto all'esperienza di questi due giorni mi è interessato molto e comunque mi è piaciuto anche molto e mi ha fatto riflettere su me stessa, come sì, non facevo forse da un po' di tempo. Ecco. Allora, questa è la mia copertina. Sì. L'ho intitolata La certezza rassicurante dell'imprevedibilità, perché sì, venendo qua è sempre tutto molto imprevedibile, però comunque questa imprevedibilità è una certezza rassicurante. Io me ne vado sempre via molto serena da questi laboratori. E la copertina è banalmente un raggruppamento di tutti i miei tatuaggi, che sono praticamente la mia vita. Cioè l'elefantino, la musica, l'isola d'Elba e la goccia. E qui ho messo una stradina che potrebbe essere verso un futuro, insomma. Questo lavoro l'ho intitolato Sentore di giallo. È un po' una sintesi di tutti i lavori che sono stati fatti in questi due giorni. Per me è un lavoro di esplorazione, dove tutte le vie si uniscono, però si frammentano anche, circolano e vivono in un'immensità di giallo che vive appunto, si muove e produce sempre più vita.